Il progetto Torre di Satriano è in via di evoluzione per quanto riguarda il consolidamento della torre vera e propria e i percorsi che serviranno per arrivare in sommità. Pensiamo che dall'anno prossimo la torre sarà visitabile sia di giorno che di notte. Lo ha detto il sindaco di Tito, Pasquale Scavone, nel corso di un incontro svoltosi presso la biblioteca comunale, promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Università degli Studi della Basilicata, scuola di specializzazione in archeologia di Matera, per presentare due preziosi volumi, Lo spazio del potere, Osanna Edizioni, a cura di Massimo Osanna, Lucia Colangelo e Gianfranco Carollo, e Progetti di archeologia in Basilicata, Banzi e Tito e di Puglia, curato da Massimo Osanna, Barbara Serio e Ilaria Battiloro. Nel corso dell'incontro, al quale hanno preso parte il vice sindaco di Banzi, Lucrezia Cataldo, il professor Massimo Osanna, direttore della scuola di specializzazione in archeologia di Matera, e il professor Angelo Bottini, già soprintendente per i beni archeologici della Basilicata e soprintendente speciale per i beni archeologici di Roma, si è discusso in particolare dello stato di attuazione del progetto archeologico di Satrianum. I ritrovamenti, ha sottolineato il sindaco di Tito, sono di una straordinaria importanza. Speriamo, ha aggiunto, di andare avanti, sapendo di poter contare soprattutto sulle energie dei protagonisti, il professor Massimo Osanna, coordinatore scientifico, e i suoi ragazzi, che arrivano dalle tante università italiane ed europee. L'amministrazione comunale, ha evidenziato il primo cittadino, sarà felicissima di continuare questo progetto, avviato 11 anni fa dal mio predecessore Nicola Fermo. Però, ha sottolineato, è indispensabile il supporto della Regione Basilicata e del Ministero per i Beni Culturali. Il progetto, che prevede la realizzazione di un parco archeologico, ha concluso il sindaco, è di tutto rispetto e il sostegno, soprattutto economico, delle istituzioni sovracomunali è fondamentale per poter continuare questa straordinaria avventura.